Bene, io mi auguro dato che affronterò questioni giuridiche, ma anche di filosofia del diritto, mi auguro che, per rimanere in tema, non vi annoierò a morte, ecco, in questo caso, perché altrimenti entriamo troppo nel tema e siete troppo partecipi del tema. Dunque, la mia relazione si dividerà in due sezioni. La prima sezione è: vedremo qual è il quadro giuridico esistente, attuale, cosa dice la legge su questi temi di fine vita, in buona sostanza. Per i giuristi presenti in sala semplificherò molto, perché bisogna essere un po' potabili, quindi essere comprensibili da tutti. La seconda sezione invece riguarderà invece proprio il disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Dunque, prima di tutto diamo una definizione di eutanasia e la prendo, ce ne sono molte. E comprensibilmente anche hanno una perimetrazione un po' confusa, giustamente. Io prendo quella della Congregazione della Dottrina della Fede, Iura et Bona, no? Eutanasia è un'azione o un'omissione che per sua natura, per intenzioni, procura la morte al fine di eliminare ogni dolore. Quindi sostanzialmente è una particolare forma, modalità di omicidio o anche di suicidio, perché procura un'azione che procura la morte, e può essere anche il soggetto stesso che procura la morte a se stesso. Quindi è una particolare forma di omicidio, di suicidio, per una finalità pietistica, cioè per eliminare ogni dolore. Quindi se io uccido Tizio per togliergli il portafoglio non è eutanasia, se uccido Tizio perché dico, beh, questo soffre molto, è eutanasia. Poco importa che ci sia in questa definizione della Congregazione per la Dottrina della Fede, poco importa che ci sia il consenso o non il consenso, o il dissenso addirittura della vittima. L'importante è che si uccida per eliminare ogni dolore. Bene. Poi l'attualità ha superato questa definizione perché, ad esempio, nei Paesi Bassi e in Belgio si pratica l'eutanasia, per esempio, su persone che non soffrono né fisiologicamente né psicologicamente, quindi non sono depresse, ma per esempio sono semplicemente disabili. In altre parti del mondo si accompagna la morte magari alla persona anziana per risparmiare sui costi sanitari, quindi le finalità possono essere economiche o possono essere di altro tipo, di falsa solidarietà. Dunque, nel nostro ordinamento giuridico è permessa l'eutanasia? Tradotto in altri termini, la vita è disponibile o indisponibile? Indisponibilità significa che non soltanto tu non puoi toglierti la vita, cioè non hai diritto soggettivo di toglierti la vita, ma non puoi nemmeno chiedere, poi hai il diritto di chiedere che un altro ti tolga la vita. Quindi, nel nostro ordinamento giuridico, c'è il diritto a morire o non c'è il diritto a morire? La risposta è composita, nel senso che vi do prima la soluzione e poi tentiamo di arrivare alla soluzione. Nella stragrande maggioranza dei casi, cioè nella stragrande maggioranza delle normative vigenti che andremo a vedere, l'ordinamento giuridico ti dice: no, non puoi toglierti la vita, l'eutanasia è un reato, ma c'è un'eccezione. L'eccezione è quella della disciplina del consenso informato riguardo ai trattamenti sanitari salvavita. E poi la vediamo, quindi questa è la soluzione. La vita come bene indisponibile, quindi vediamo adesso quali sono quelle normative che ci dicono: no, tu non hai il diritto a morire. Ce ne sono parecchie, partiamo da quelle più importanti, un po' velocemente ovviamente. Di rango costituzionale, l'articolo 2 della Costituzione: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Non dice, non fa un elenco dei diritti inviolabili, meno male che non l'ha fatto l'elenco dei diritti inviolabili, ma ovviamente, logicamente, dobbiamo presupporre che all'interno dei diritti inviolabili ci sia il diritto alla vita, perché è quello prodromico, no? A tutti gli altri. Se non ci sono il diritto alla vita, non c'è il diritto all'educazione, non c'è il diritto alle cure, eccetera. Questo articolo 2 ci dice che i diritti, quindi il diritto alla vita, sono inviolabili, punto. Non ci dice che è un diritto la vita inviolabile soltanto da terzi, ma anche dal titolare stesso, proprio perché non specifica. Quindi inviolabilità erga omnes, che riguarda tutti quanti. Articolo 32,1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto, bla 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 bla. Se la nostra Costituzione, il nostro Stato, ci dice che la salute è un bene, che la Repubblica tutela la salute, logicamente non può tutelare il suo opposto,
cioè tutelare la malattia. L'unico bene tutelato, oltre alla vita e altri beni, è la salute, non il suo contrario. Quindi, se esiste un diritto alla cura, perché me lo dice la Costituzione, il diritto alla salute, logicamente non ci può essere il suo contrario, il diritto alla malattia. Avete compreso? E se non c'è il diritto alla malattia, ovviamente a fortiori, cioè a maggior ragione, non c'è il diritto alla morte. Scendiamo al codice penale, al codice civile. Qui ci sono tre articoli che sono illuminanti sul fatto che la vita è un bene indisponibile per il nostro ordinamento giuridico. L'articolo 579 del codice penale, che è l'omicidio del consenziente. Quindi io chiedo a Tizio di uccidermi. Tizio mi uccide, Tizio va in galera. E vedremo che le DAT fanno un'eccezione proprio su questo, nel senso che dà la possibilità al medico di uccidere il paziente, e dovrebbe essere omicidio del consenziente. Il caso di Welby era omicidio del consenziente. La Viola chiese l'incriminazione per omicidio del consenziente, poi invece non venne nemmeno incriminato. E diceva, no, comunque ha attuato un suo diritto, in buona sostanza, ma non andiamo troppo a indagare. L'articolo 580 del codice penale, istigazione e aiuto al suicidio. Quindi c'è qualcuno, un terzo, che mi dà gli strumenti perché poi sia io stesso a togliermi la vita. Quindi omicidio consenziente, l'atto uccisivo proviene da un terzo. Nell'aiuto al suicidio sono io che mi tolgo la vita, ma aiutato da un'altra persona. Se esistesse la vita fosse un bene disponibile e quindi ci fosse un diritto a morire, non si comprende il motivo per cui mettere in galera la persona che ti ha aiutato ad esercitare questo diritto. Quindi questi due articoli sono proprio un presidio molto efficace. Poi c'è l'articolo 5 del codice civile e ci dice che sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionano una diminuzione permanente, cioè in soldoni, io non posso amputarmi un braccio perché mi va, ma il braccio è mio. No, puoi farlo, puoi amputare il braccio per una finalità terapeutica. Allora, se io non posso disporre di una parte del mio corpo, a maggior ragione io non potrò disporre di tutto il mio corpo, cioè dell'organismo, e quindi no, l'eutanasia in questo caso. Questi tre articoli sono chiarissimi. Poi esiste una miriade di altre normative che ci dicono che la vita è un bene indisponibile. Ad esempio, disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive, il cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, le vaccinazioni obbligatorie, i trattamenti sanitari obbligatori anche su persone capaci di intendere e di volere, i periodi coattivi contumaciali per esigenze profilate, l'obbligo del cinturone di sicurezza. Tutte normative, attenzione, che tutelano la salute e quindi a maggior ragione la vita, anche contro la volontà del titolare stesso, perché ti obbligano a certe condotte. E quindi vuol dire, attenzione, la vita non è un bene disponibile nella tua disponibilità. Poi c'è un caso giurisprudenziale di scuola, e per fortuna non soltanto di scuola ma anche trattato così nelle aule giudiziarie, che è illuminante, cioè il tentato suicida, quello che vuole buttarsi dal cornicione. Il poliziotto che interviene, strappa forza il tentato suicida dal cornicione, non viene incriminato per violenza privata. Violenza privata è quando ti impedisco di esercitare un tuo diritto. Ma anzi, il poliziotto ha il dovere di strapparlo dal cornicione. Su questo ci ritorneremo, perché il poliziotto ha il dovere di impedire la morte. Invece, già attualmente, il medico ha il dovere di astenersi da trattamenti salvavita, esattamente il contrario, è un'antinomia. La dottrina, cioè coloro che riflettono sulle norme, dicono che correttamente in questo caso il poliziotto che strappa forza tentato suicida dal cornicione si applica la legittima difesa, perché io difendo il tentato suicida da un atto di aggressione che viene da lui stesso, lo difendo da se stesso. Questo per dire la tua vita non è nella tua piena disponibilità. L'obiezione che di solito si muove è questa: ma il tentato suicida si butta al cornicione, non muore, non finisce in galera, ergo tentato suicidio è un diritto. No, vuol dire che ci sono alcune azioni che vengono tollerate dal nostro ordinamento giuridico. Significa che non serve a nulla mettere in galera il tentato suicida. Allora vuol dire che il tentato suicida ha la facoltà di fatto di buttarsi al cornicione, ma non ha il diritto di buttarsi al cornicione. Perché se avesse un diritto di buttarsi al cornicione e non ce la fa da sola,
per esercitare questo diritto dovrebbe chiedere l'aiuto di un altro per esercitare. Perché la vita è un bene indisponibile, l'ordinamento giuridico non ce lo spiega, perché indica semplicemente delle condotte, dei divieti, dei comandi, eccetera. Ma rimane un do antropologico, esattamente quello che ha detto il professor Sanek, cioè anche in diritto esistono dei beni disponibili su cui ho la piena disponibilità e beni indisponibili. I beni disponibili sono solo le cose. Io questo orologio, ad esempio, lo posso vendere, lo posso distruggere, lo posso smontare, ho un dominio assoluto sulla cosa, sulla res. Però attenzione, e qui mimo una considerazione che ha già fatto precedentemente il professor Sanek. Più un bene di valore economico, affettivo, morale, quello che volete, cresce di valore, più parallelamente la tutela che apprestiamo al bene cresce. Ad esempio, il fermaglio che ho qui, se io comincio a distruggerlo, a manipolarlo, nessuno di voi si scandalizza. Perché? Perché vale nulla. Torno a casa e comincio a prendere a martellata la mia Ferrari che ho nel box. Pazzo, eh? Qualcuno, poi magari la guardia di finanza che è presente, dice interessante, però non mi è interessato nulla, le però in particolare ce lo ricordiamo. Se inizio a prendere a martellate la Ferrari, voi iniziate a scandalizzare. Questo è pazzo. Perché? Perché non agisce conformemente al valore del bene. Io non posso prendere a martellate la Ferrari perché è il valore stesso del bene che mi comanda: attenzione, devi tutelarmi. Ci sono dei beni di così alto prestigio come appunto la vita umana, in realtà la persona vivente, che comanda una tutela massima, e la prima forma di tutela massima è quella della non distruzione del bene stesso. Quindi in realtà la motivazione è data dalla dignità intrinseca della persona che comanda di comportarsi in maniera adeguata alla propria dignità. Per questo che non posso rubare una persona, perché non sarebbe rispettosa della sua dignità. È per questo che posso schiacciare una mosca, perché vale poco. Non posso schiacciare invece una persona, perché non è conforme alla sua dignità. Dunque, se la vita è un bene indisponibile, significa che non posso uccidere, non ho il diritto di uccidere. Ergo, è questione logica, esiste un dovere giuridico di vivere. Poi, ovviamente, come tutti i doveri affermativi, non sono assoluti. Cioè, sempre e comunque a tutti i costi. Abbiamo visto che un limite, ad esempio, è quello dell'accanimento terapeutico. Ma esiste il dovere giuridico di vivere. Se c'è un dovere di vivere, anche qui sono concatenazioni logiche, esiste da qualche parte, per forza di cosa, un diritto corrispondente che tu viva. Infatti, esiste il diritto di ciascuno di noi che tu viva. È mio diritto che tu viva. Perché? Perché la vita di una persona costruisce il bene comune, arricchisce anche me, quindi ho tutto il diritto che tu viva. Ma dato che io sono anche responsabile del bene comune, articolo 254 della Costituzione, principio di solidarietà, io devo adoperarmi per il bene comune. E quindi io devo adoperarmi per tutelare la tua vita. Perché? Per impedire che tu muoia. Proprio perché tu sei prezioso per la collettività e ci deve essere il mio impegno. C'è una visione individualista dove dice ognuno cammina per la mia strada, ma non è una visione del nostro ordinamento giuridico. Ecco perché l'omissione di soccorso. Io cammino per strada, una persona inciampa, batte la testa, viene, chi se ne frega, io non la conosco, vado avanti per la mia strada. No, è omissione di soccorso, ma non la conoscevo neanche, no. Tu sei responsabile di quella vita. Quindi ecco perché l'omissione di soccorso. Ecco perché il reato di rifiuto, omissione di atti di ufficio. C'è un palazzo in fiamme, passa un pompiere, dentro ci sono le persone, il pompiere deve entrare per salvare le persone, ovviamente c'è il limite di incolumità personale. Ecco perché il poliziotto deve strappare a forza il tentato suicida. E poi c'è quel principio di carattere generale dell'articolo 40, valido anche in morale, cioè non impedire un evento che sia la responsabilità giuridica di impedire equivale a cagionarle. Questo è il fondamento dell'arte medica, no? Perché deve intervenire? Perché lo devo salvare. Quindi, altra sintesi, la vita è un bene indisponibile, non esiste un diritto a morire, bensì un dovere giuridico a vivere non assoluto. Quindi l'eutanasia è qualificata come reato nel nostro ordinamento giuridico. Di contro esiste un diritto e un dovere nella generalità dei casi, ovviamente un dovere graduato, le modalità sono differenti, di impedire e di evitare la morte altrui. Bene.
Ma esiste un'eccezione che in realtà è una vera e propria antinomia, cioè una contraddizione interna nel nostro ordinamento giuridico, che è quella del consenso informato riguardo ai trattamenti salvavita, terapie salvavita. Cioè, il medico ha il dovere di curarti, ma tu hai tutto il diritto, ed è un diritto, adesso lo spiegheremo, un diritto soggettivo, di dire no, io rifiuto le terapie salvavita. Perché? Perché voglio morire. E il medico si deve fermare di fronte a questo rifiuto, non ti può obbligare. Da dove deriva questa eccezione? Cioè da dove deriva questo vero e proprio diritto di rifiutare trattamenti salvavita? Attenzione, se c'è un diritto, come andrò a spiegare, di rifiutare trattamenti salvavita, vuol dire che c'è un diritto a morire. È un'equazione. Da varie cattive interpretazioni della giurisprudenza, cioè dei giudici, su alcuni articoli della Costituzione, ma dato che il tempo è poco, ci fissiamo su uno. Il grimardello per dire no, io posso rifiutare i trattamenti salvavita è dato dal comma 2 dell'articolo 32. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ora, nella mente dei padri costituenti, cosa voleva dire questo articolo? Due cose. Uno, ovviamente prima di mettere le mani sul paziente deve avere il suo consenso, cioè come quando io porto la macchina dal meccanico, lui non è che può intervenire sulla macchina senza il mio consenso, a maggior ragione su me stesso. Okay. Ma la Costituzione si spiega con la Costituzione, cioè dire sì rifiuto alle terapie, ma che il rifiuto alle terapie permesso dal comma 2 dell'articolo 32 non entra in contraddizione con l'articolo 2 della Costituzione che ci dice che la vita è inviolabile anche da te, titolare stesso della vita. Quindi sì rifiuto delle terapie a patto che non siano terapie salvavita. Il comma 2 dell'articolo 32 non è un lasciapassare per l'eutanasia omissiva, ci sono due tipologie di eutanasia. L'eutanasia commissiva o attiva, cioè io procuro attivamente la morte della persona, e in caso clinico significa, non so, ti stacco il respiratore, l'iniezione letale, ti stacco la PEG, benissimo. Quindi un'azione positiva che produce un effetto, oppure lo stesso effetto può essere prodotto da un'azione omissiva, io non ti do quelle cure utili a vivere, ovviamente perché se è eutanasia anche quindi ci sia una responsabilità morale da parte del medico deve sposare l'intenzione suicidiaria del paziente. Il comma 2 dell'articolo 32 quindi ci dice sì, tu puoi rifiutare le terapie, l'importante è che non sia terapia salvavita. Ma soprattutto questo comma voleva dire tutt'altro. I padri costituenti, siamo nel 47 quando viene firmata la Costituzione, i padri costituenti avevano ancora ben impresse tutti quegli errori che aveva prodotto il nazismo anche a livello di sperimentazione sulle persone. L'articolo 32 non è un lasciapassare l'eutanasia omissiva, ma è un'alta allo Stato a non usare le persone come cavie. Era questo, e invece è stato snaturato. Comunque sia, allo Stato attuale, rebus sic stantibus, attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, questa facoltà di rifiutare terapie salvavita può essere qualificata come diritto almeno per tre motivazioni. Primo, perché è inserito in testi di legge e quindi non è una mera facoltà, diventa un diritto. Secondo, perché se tu medico non la rispetti, finisci nei guai giudiziari. Dal punto di vista civile, risarcimento dei beni, dei danni non patrimoniali. E poi dal punto di vista penale, perché se tu chirurgo, a parte nel caso in cui arriva la persona incosciente, allora si opera il favor vitae, quindi si suppone che ci sia un senso. Ma se era vigile e tu l'hai operato contro la sua volontà o addirittura dissenziente, e questo può essere violenza privata, lesioni gravissime. Troviamo già nella giurisprudenza un principio che dopo sarà maggiormente espresso nel DDL sulle DAT, cioè è il consenso che fa trasformare un atto di un medico in un atto terapeutico. Perché senza consenso è un reato, col consenso diventa un atto terapeutico. Quindi si esclude il principio di beneficialità, questo è un atto che di per sé stesso ti cura. Quindi, perché è inserito in testi di legge? Perché se lo violi, quindi è un diritto, perché se lo violi ci sono conseguenze civili e penali, e se non fosse un diritto non ci sarebbero risarcimento dei danni, non finiresti in galera. E poi soprattutto, terzo motivo, evidentissimo,
è perché esiste un dovere giuridico del medico di astenersi da atti coattivi terapeutici. Se esiste un dovere, vuol dire che c'è un diritto, da quel che pare, per forza di cose. Conclusioni: per il nostro ordinamento giuridico, la vita è un bene indisponibile, eccetto per la disciplina di qualsiasi formato riguardo ai trattamenti salvavita. Ed è un'antinomia vera questa, perché esistono molte normative che ti obbligano ad assumere certe condotte, e invece in questo caso l'obbligo di senso opposto. Ripeto l'esempio del tentato suicida. Il poliziotto ha il dovere di intervenire per impedire la morte. Il medico ha il dovere di astenersi dall'impedire la morte, qualora il paziente rifiuti terapie salvavita. Il tentato suicida che si butta dal cornicione ha una mera facoltà di fatto di farlo. Invece il paziente che rifiuta trattamenti salvavita ha un diritto soggettivo di farlo. È una contraddizione interna. E in questo c'è già il germe della futura legge. Allo stato attuale, infatti, l'ordinamento giuridico ti dice questo in buona sostanza: tu puoi anche, puoi nel senso che hai il diritto, puoi anche decidere di morire rifiutando terapie salvavita. L'importante è che non chiedi a nessuno che ti aiuti a morire, perché questo configurerebbe omicidio consenziente o aiuto al suicidio. Cioè, in buona sostanza, devi fare tutto tu, non chiedere al terzo un aiuto. Ma questa situazione in cui il rifiuto delle terapie salvavita è già qualificato come diritto porta alla sua espansione, perché ogni diritto chiede di essere esteso, cioè chiede di essere pienamente esercitabile, senza limiti. Allora, se io ho il diritto di morire, mi dovete riconoscere la possibilità di morire in tutti i modi, non soltanto attraverso l'astensione di trattamenti salvavita, ma anche attraverso l'astensione, per esempio, di idratazione, nutrizione, ventilazione da iniziare. Non soltanto per l'astensione di terapie o nutrizione da iniziare, ma anche di terapie e idratazione già in costanza, già presente, e quindi si chiede l'interruzione. E quindi, laddove non si attiva, lì si configurerà l'eutanasia omissiva. Laddove invece c'è l'intervento del medico per interrompere, lì ci sarà l'eutanasia attiva. Arriviamo al DDL sulle DAT. Vediamo l'articolato di legge nei suoi punti essenziali. Prima di tutto lo specchietto per le allodole. C'è sempre nelle leggi sui principi non negoziabili. Ricordate l'articolo 1 della 194. Lo Stato tutela la vita umana al suo inizio. E tutto l'articolato successivo è come sterminare la vita umana. Un po' come dire, lo Stato tutela, non so, l'etnia ebraica, e poi ti dice come aprire i forni crematori. La legge 40, la stessa cosa, e le procedure, articolo 1, le procedure previste devono tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Il concepito lo tuteliamo i suoi diritti e poi lo esponiamo successivamente a un altissimo pericolo di morte. Non sfugge a questa regola nemmeno questo testo unico, perché riunisce più progetti e disegni di legge. La presente legge tutela la vita, la salute, la dignità e l'autodeterminazione. Vedremo che è falso, perché non tutela la vita e la salute perché permette l'eutanasia, non tutela la dignità perché permette appunto un atto contrario alla dignità della persona e del paziente, ma anche contrario alla dignità del medico perché sarà obbligato a uccidere, a dare la morte. Non tutela l'autodeterminazione. Tra l'altro l'autodeterminazione, questo articolo si rifà poi esplicitamente a certi articoli della Costituzione, è un principio assente nel nostro Costituzione, cioè si parla di libertà, non di autodeterminazione, che è un'altra cosa. E vedremo che invece l'eutanasia può essere praticata anche su persone che non sono libere, quindi non possono esprimere un consenso. Ora, primo punto è il consenso. Qual è il consenso valido, ci dice la legge? È quello espresso da una persona capace di agire. Dice così, prima, nella prima formulazione, è capace di intendere e volere. Ammesso capace di agire. Chi è la persona capace di agire? Andiamo a prendere l'articolo 2 del codice civile e ci dice che la persona capace di agire è il maggiorenne, punto. Quindi può essere benissimo che la persona capace di agire, se maggiorenne, abbia perso la capacità di intendere il volere naturale, non sia stata ancora certificata giuridicamente. Quindi il consenso valido secondo questa legge potrebbe essere anche espresso da una persona maggiorenne ma incapace naturalmente di intendere il volere, che ha terrorita, ha paura per una patologia, quindi è un consenso
giuridicamente è valido perché ce lo dice la legge, ma sostanzialmente è invalido perché non esprime veramente le sue volontà. Sempre sul consenso, la legge ci dice che la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico si basa sul consenso informato. Bravissimo. Perché il consenso informato è un'espressione tra le tante della relazione di cura e di fiducia tra il paziente e il medico. Ma la relazione tra paziente e medico si basa, uno, sul rispetto della dignità del paziente, due, sul rispetto della professionalità, del munus, del medico. Quindi in buona sostanza se ne andiamo a far coincidere sul principio di beneficialità. La relazione medico-paziente è siamo qui per fare il più bene, punto, il bene oggettivo. Attenzione a questo punto. Il testo unico fa generare la cura dal consenso, cioè terapia, quello che dicevo prima, non è ciò che per sua natura tende alla guarigione del paziente, ma è ciò che è voluto dal paziente, ok? Quindi ciò che è contenuto nel suo consenso o nel suo dissenso. Ergo, il rifiuto per esempio di trattamenti salvavita o il rifiuto di alimentazione e idratazione, dato che è espresso nel consenso, mi diventa terapia. Il consenso, secondo questo testo unico, ma già la giurisprudenza ha parlato chiaramente in precedenza, è quello strumento magico che fa sì che un atto medico, cioè un atto compiuto da un medico, si trasformi in atto terapeutico. Quindi tutto ciò che vuole il paziente è atto terapeutico. Allora, se è atto terapeutico e il medico dà la morte su richiesta, volontà, consenso, il medico non compie un atto eutanasico, ma compie un atto terapeutico, perché è ciò che ha chiesto il paziente. Il medico, dato che è obbligato a curare, e dato che il paziente dice uccidimi, attraverso per esempio l'astensione dell'idratazione, vuol dire che l'atto uccisivo mi diventa un atto terapeutico, vuol dire che morire vuol dire divento un atto terapeutico, che è una contraddizione in termini straordinari. Però è così. Nella legge ce lo andiamo a vedere esattamente e su questo punto poi ci ritorneremo tra un attimo. Quali interventi, parlo di interventi perché si comprende sia le terapie e trattamenti sia l'alimentazione e l'idratazione, quali interventi si possono rifiutare? Vi dico subito che qui l'eutanasia è permessa sempre, comunque e su chiunque. È la legislazione, ho visto comparazione con altre leggi, è la legislazione a livello mondiale più liberista che esiste. Innanzitutto il rifiuto esplicitamente è qualificato come diritto soggettivo, quindi ci si nasconde dietro a un dito. Quali interventi posso rifiutare? Tutti i tipi di trattamenti, quindi anche i trattamenti salvavita, e poi alimentazione e idratazione, come è stato spiegato giustamente prima. Noi l'alimentazione e nutrizione, manca la ventilazione ma la introdurranno sicuramente a breve, alimentazione e idratazione per loro natura non sono trattamenti sanitari proprio perché fame e sete non sono patologie e non possono essere rifiutate perché il famoso articolo, comma 2 dell'articolo 32 dice che puoi rifiutare soltanto i trattamenti sanitari e quindi questi non li puoi rifiutare. La legge è ben consapevole di questo, infatti dice, ai fini della presente legge, consideriamo qualificare l'alimentazione e l'idratazione come terapie. Quindi hanno capito proprio che non potevano farlo, ma l'hanno detto. Bene. Quindi la tipologia, i trattamenti, idratazione e nutrizione. Quando posso rifiutare, cioè l'aspetto temporale, sia le terapie salvavita da iniziare, così come accadeva fino ad oggi, le terapie anche salvavita da iniziare, sia l'idratazione e nutrizione da iniziare, questo non lo potevi fare, proprio perché non erano trattamenti che potevi rifiutare. Ma poi quelle che sono già in essere e quindi chiedi l'interruzione delle terapie salvavita già in essere oppure di idratazione e alimentazione già in essere. E quindi sia l'eutanasia omissiva, il paziente si astiene da terapie, da idratazione e nutrizione, sia l'eutanasia attiva, vado a interrompere un presidio medico che era già presente e quindi chiedo al medico di intervenire, non faccio tutto da me, quindi c'è una terza persona che deve intervenire. Quali sono le uniche terapie, le uniche modalità
vietate dalla legge, almeno non previste, di eutanasia, l'iniezione letale, perché non l'hanno messa? Tanto ci frega ormai, perché non l'hanno messa? Perché la collettività avrebbe compreso immediatamente che questa è una legge sull'eutanasia, perché nell'immaginario collettivo cos'è eutanasia? Sì, il medico ti fa un'iniezione letale e muore. E poi l'altra modalità, l'aiuto al suicidio, ma in realtà non serve, perché se c'è il medico che ti può aiutare a morire, l'aiuto al suicidio non serve più. Com'è che verrà applicata concretamente questa legge? Cioè, andiamo a vedere proprio la situazione concreta. La situazione concreta è la seguente, quella che sarà la più diffusa. C'è tutta una parte abbastanza diffusa sulle cure palliative, sulla terapia del dolore. Se non la innestiamo con questo diritto di rifiutare le terapie, sarà il seguente modo per morire, quello più diffuso. Dottore, guardi, io voglio morire, e vedremo che possono chiedere di morire non soltanto i pazienti terminali, ma anche i pazienti cronici, persone che fisiologicamente stanno benissimo, ma sono semplicemente depresse. Dottore, io voglio morire. Bene, allora facciamo così. Io la vado a sedare profondamente in maniera continuativa e poi la lasciamo morire di sete. Funzionerà così. A quali condizioni, per quali motivi, quali sono le condizioni motivi che ti permettono di accedere all'eutanasia di Stato? Non vengono indicate. Quindi qualsiasi condizione e qualsiasi motivo è legittimante l'eutanasia. Non vengono indicate invece, come vengono indicate perlomeno nella legge belga o nella legge dei paesi bassi, per esempio il paziente terminale, no, non soltanto il paziente terminale, può essere anche un malato cronico. Per quali motivi? Non ci vengono indicati i motivi, quindi non soltanto per dolori insopportabili, come dice la legge olandese, ma ad esempio semplicemente perché hai una patologia cronica, oppure perché sei una persona sana e depressa perché ti ha lasciato la ragazza, perché è un dissesto finanziario, per qualsiasi motivo, perché c'è una proposta in Olanda di permettere l'eutanasia anche alle persone anziane che hanno pensato, deciso che la loro vita fosse conclusa. Benissimo. Non vengono indicate condizioni e motivi, quindi si apre porta aperta. Obiezione di coscienza. C'è l'obiezione di coscienza? No, non è prevista l'obiezione di coscienza. C'è un paragrafetto che ha indotto in errori molti, e anch'io ho sottoscritto, perché non avevo ancora in mano il testo di legge, o il giornale scrive, ma io non ce l'ho in mano, che è questo. Non costituisce un obbligo professionale dare attuazione ad alcune richieste del paziente, ma quali? Quelle illegittime, cioè quelle contrarie a legge, contrarie alla buona pratica medica e contrarie a deontologia. Ebbene, bella forza, non soltanto non devi dare attenzione, ma non puoi dare attenzione, perché proprio sono contro la legge, ovviamente. Su tutte le altre richieste invece non c'è questa specifica, e quindi il medico deve dare la morte alla persona se vuole morire. Quindi ti chiede di togliergli, non so, la pelle, glielo devi fare. Non c'è obiezione di coscienza, anche perché riguardo alle disposizioni anticipate di trattamento si parla appunto di disposizioni, quindi sono doveri, non dichiarazioni. La Convenzione di Vienna, l'articolo 9, invece parlava di desideri, che tra l'altro devono essere tenuti in considerazione, quindi un obbligo consultivo, un obbligo di seguire. Quindi non c'è obiezione di coscienza, sia la persona cosciente, poi anche nelle date il medico deve dare attuazione alle volontà ivi contenute. No all'obiezione di coscienza per i medici, per i paramedici, ma anche per i dirigenti, i direttori di ospedale, perché nella legge c'è scritto che le strutture, sia pubbliche che private, devono dare attuazione a questa legge. Quindi anche gli ospedali cattolici, se il paziente dice no, io voglio morire, tu gli devi dare la morte. Poi si dice che il medico è esente da conseguenze penali e civili. Attenzione, se dà la morte. Questa è una questione tecnica ma interessante. Non è un esimente, una scriminante. Cioè, ad esempio, è vietato uccidere una persona, 575 del codice penale. Bene, un esimente, una scriminante è la legittima difesa. Nel caso di legittima difesa non è omicidio, scriminante. In questo caso non è uno scriminante, perché? Perché come abbiamo visto prima, questo è un atto doveroso, perché è un atto terapeutico. Quindi non esiste che un medico eccepisca l'obiezione di coscienza su un atto terapeutico, perché viene intesa così. Passiamo ai minori e agli incapaci.
Cosa dice attualmente la legge? La legge ci dice che i minori incapaci li devi curare. Punto. Ah, ma se io trovo il bambino 12 anni che dice no, non curatemi, non lo devi rispettare la sua volontà. Perché? Perché il suo consenso è invalido. Per essere un consenso valido, l'unico consenso valido è quello della persona maggiorenne capace di intendere il volere. Punto. Gli altri no. Quindi lo devi curare. E ma se il genitore, il tutore si oppone, tu lo devi curare. Poi se mai per sicurezza fai una chiamata in procura, magari ti fanno ordinanza, perché stai più tranquillo, ma tu lo devi curare. Proprio perché? Proprio perché il consenso, laddove ci fosse, deve venire da persona maggiorenne capace di intendere il volere. In questo caso invece la legge trasferisce il consenso alle cure dal bambino, che è un consenso invalido, al genitore, il tutore. Ma il diritto alla cura è inalienabile, non è trasferibile, proprio perché la persona deve essere curata. Ci può essere l'eutanasia su minori e incapaci? Prima facie, di primo acchito, pare di no, perché se andiamo a leggere si dice che i tutori, curatori, amministratori di sostegno, adesso non vado a specificare tutto, e i genitori possono decidere di curare il bambino o di non curare il bambino, a patto che, si dice, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto alla sua dignità. Quindi una prima interpretazione ci potrebbe dire questo: sì, puoi anche decidere di non curarlo, l'importante è che non vai a intaccare la sua vita. Quindi parrebbe che un limite sia quello del divieto dell'eutanasia, ma in realtà non è così e non sarà così per queste motivazioni. Primo, perché come purtroppo hanno intuito magistralmente Giubilino e Minerva, che sono due ricercatori che per nostra fortuna studiano in Australia, se la razza della 194, cioè il senso della 194, è il diritto della madre di uccidere il proprio bambino, non si vede perché questo diritto del genitore di uccidere il proprio bambino si deve interrompere dal punto di vista temporale prima della nascita e non dopo la nascita, e dal punto di vista spaziale perché lo puoi uccidere nel tuo utero e invece non puoi ucciderlo fuori, quindi troverà una sua espansione. Vado dai motivi più stringenti a quelli, da quelli meno stringenti a quelli più stringenti. Secondo motivazione per cui si arriverà all'eutanasia di minori incapaci. Facciamo anche caso che questo articolo 2 dica no all'eutanasia su minori e incapaci. Ma questo articolo 2 è un'isola all'interno di una legge che ti dice sì all'eutanasia. Cioè, la razza di questa legge è che l'eutanasia è un diritto. E quindi, in mano a qualsiasi giudice, applicando una controversia che riguarda un minore incapace, si rifarà ai principi ispiratori della legge che dicono sì all'eutanasia e l'applicherà anche. Terza motivazione. Qui esplicitamente si dice che c'è un diritto a morire. Se c'è un diritto a morire, vuol dire che morire è un bene giuridico. Ma se è un bene giuridico, è discriminatorio riconoscerlo soltanto alle persone capaci di intendere di volere ai maggiorenni, e non a tutti. Perché anche al minore e all'incapace viene riconosciuto il diritto alla salute, il diritto ai beni patrimoniali, il diritto all'educazione, anche se sono incapaci, perché si dice è un bene oggettivo. Quindi se morire è un bene oggettivo, perché non riconoscerlo? Quarta motivazione, che è quella più efficace per arrivare all'eutanasia dei minori e degli incapaci, rileggiamo il passaggio. Avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. Proprio qualche giorno fa, due PM di Milano hanno mandato a casa Marco Cappato, esponente dei radicali, perché aveva aiutato DJ Fabio nell'esercitare un diritto di dignità, che non esiste in altro elemento giuridico e non lo possono inventare i giudici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io continuo a far vivere il minore e l'incapace, ma la sua vita dal punto di vista qualitativo non corrisponde alla sua dignità, cioè c'è una scadenza, diciamo così, della sua vita dal punto di vista qualitativo che va a intaccare la sua dignità, ma intesa dignità dal punto di vista empirico, qualitativo, allora no, non lo puoi fare tuo genitore, devi smettere le cure perché offonderesti la sua dignità, perché lo costringi a vivere in maniera poco dignitosa. Questo sarà il pertugio per arrivare all'eutanasia. Arriviamo alle disposizioni di trattamento. Disposizioni di trattamento sono un documento in cui il dichiarante può inserire le sue volontà in merito a quelle terapie
da attivare, da non attivare, terapia salvavita, iniziare, rifiutare o meno, qualora perda conoscenza. Quindi le DAT si attivano, scattano quando tu perdi conoscenza, parlano loro per te, e le DAT puoi anche indicare il fiduciario. Ci sono alcuni profili di criticità delle DAT intrinseche a se stesse, già indicate dal professor Simon. Vado veloce su quelle che lui ha già indicato, mi soffermo invece su altro. Prima di tutto l'innaturalità della volontà, come è stato indicato prima, cioè decido ora per allora, ma io in futuro non saprò di quali patologie dovrò soffrire, quali saranno le relative cure. Quindi c'è un'incoerenza tra il trattamento prospettato nelle DAT e quello che si verificherà in futuro. Secondo luogo, come si diceva prima, io decido da sano ora per il futuro, quando non sarò sano, e cambiando la situazione psicologica cambia anche la valutazione, no? Ovviamente. Il Dipartimento di Cure Palliative dell'Istituto dei Tumori un po' di anni fa fece un'indagine interna, una ricerca, e vide che dopo 25 anni di attività quanti malati abbiamo avuto, quindi hospice, l'ultimo passo prima della morte, quanti pazienti abbiamo avuto? 40.000. Quanti hanno chiesto l'eutanasia? 4. E dopo che li abbiamo curati? Soltanto 1. Sono i sani a chiedere l'eutanasia, non i morimondi. Non valgono nemmeno le date in costanza di malattia. Uno dice, sì, vabbè, allora facciamole sottoscrivere, e non è il caso della nostra legge, facciamole sottoscrivere almeno quando una persona è già malata, no? Quindi non cambia il quadro psicologico. Ma sotto tortura del dolore non si è veramente liberi, non si è veramente lucido. E poi comunque nulla toglie che quando perdi la conoscenza potresti cambiare idea. Si richiama poi la disciplina del consenso informato. Si dice che ma attualmente la persona può rifiutare trattamenti salvavita la persona cosciente. Bene. Dobbiamo assegnare questo stesso diritto anche alla persona incosciente. Non farlo sarebbe discriminatorio. Ma il principio di uguaglianza ci dice che bisogna trattare casi uguali in modo uguale, casi diversi in modo diverso. La persona cosciente è diversa dalla persona incosciente. Qual è il problema? Che secondo la disciplina del consenso informato, il consenso deve avvenire dopo l'informazione che ti dà il medico, ex post. Non ex ante, come avviene invece nelle date. Nelle date, infatti, è incosciente, è consenso. Disinformato si obietterà, ma il difetto di inattualità noi lo andiamo a sistemare con il principio di rivedibilità, cioè le date possono essere riviste nel tempo. Ma uno, ci può essere un evento traumatico imprevisto che mi blocca e quindi non posso andare a rivedere le date, non posso andarle a cambiare anche se avevo in animo di farlo. Io ho sottoscritto le date, ho detto, beh, adesso quando vado a casa, ormai ne ho parlato, vado, io non le ho sottoscritte ovviamente, le vado a cambiare, faccio un incidente, non c'è nulla da fare. E poi, le cose che vi dico, che vi sto dicendo adesso, che sono centinaia di studi, che lo provo, non sono intuizioni, sono centinaia di studi scientifici. Si è visto che i dichiaranti nel tempo cambiano idea sulle cure, sulle terapie a cui vogliono essere sottoposti o meno, ma non se ne accorgono di aver cambiato idea e quindi non sentono l'esigenza di andare a cambiare le date. Oltre a questo c'è poi spessissimo un difetto tra il contenuto delle medesime e il desiderato dei pazienti, cioè il paziente in genere non ha una corretta, una retta comprensione dei termini tecnici, del quadro clinico, delle patologie, quindi non riesce a esprimere veramente un consenso informato. La qualità della comprensione poi non aumenta con l'ausilio del medico, anche perché si è visto, media statistiche, che il tempo dedicato a redigere le date è di 5,6 minuti, questo è il paese di Lombardia, quindi 5,6 minuti per decidere della tua morte. Oltre a questo si è visto che i dichiaranti, quali sono la fonte di informazione principe dei dichiaranti le date riguardo alle terapie? Sono le serie TV, cioè IAR Medici in prima linea, Dottor House e Grey's Anatomy. Hanno visto questo, cioè le informazioni vengono da lì. Non se ne esce né con una specifica analitica. Dico, no, no, io, laddove io fossi in coma, tu volevi dire coma, sindrome della colina, volevi dire la sindrome della veglia responsiva, poi tra queste tre altre cose, insomma, l'espressione che anche la comunità scientifica si sta interrogando. Non se ne esce nemmeno con l'indicazione generale, no, rifiuto qualsiasi trattamento, nemmeno di essere rianimato e poi magari un infarto e puoi vivere tranquillamente.
Non se ne esce nemmeno con la presenza del fiduciario, abbiamo visto che quali rischi si può esporre, e si è visto anche che il fiduciario proietta sulle DAT i propri desiderati, a volte inconsapevolmente, quindi in maniera colposa, a volte con dolo, perché chi è che nomini come fiduciario? Spesso è quello che è presente anche nel tuo testamento patrimoniale. E non vuoi che magari il fiduciario dice, ma no, gli diamo la spintarella, così, così andiamo subito dal notaio, no? Dal medico al notaio. Ora vediamo le DAT, vado a chiudere, nel DDL. Allora, le DAT scattano nell'incapacità di autodeterminarsi, questo viene detto. Non viene usata l'espressione giuridica incapacità di intendere e volere. Quindi l'incapacità di autodeterminarsi quando si ha, quindi è un riferimento naturalistico. Può essere il coma, può essere un annebbiamento, può essere una confusione mentale momentanea, capacità e autodeterminarsi scattano le DAT. Nelle DAT si possono rifiutare le terapie salvavita come l'idratazione e l'alimentazione. Il medico può disattenderle, ma non ha l'obbligo, di attuarle. Può disattendere soltanto in due casi, ma può. Per esempio, quando il quadro clinico è mutato rispetto a quello descritto nelle DAT. Però il quadro clinico può essere mutato e lui dice, no, io do attuazione allo stesso le DAT. È una facoltà, non è mica un obbligo. E poi quando ci sono nuove terapie, non previste all'epoca delle DAT, che promettono un miglioramento delle condizioni di vita. Attenzione, il principio, il fine è il miglioramento delle condizioni di vita. Cosa significa questo? Applichiamolo nel concreto. Tizio ha scritto le DAT, Tizio fa un incidente, Tizio finisce in coma, scattano le DAT, bene. Il medico dice, beh, ci sono delle nuove terapie che possono far uscire dal coma questa persona, però non tornerà come prima, perché magari avrà dei deficit mentali, quindi non c'è un miglioramento delle condizioni di vita, quindi posso disattenderlo. È un po' difficile, infatti, uno che perda conoscenza e ritorni meglio di prima, se a volte capita, però è un po' difficile. Altro problema, non c'è una verifica in merito al fatto che le DAT siano state sottoscritte in modo libero, magari sotto costrizione, magari le firmate che eri ubriaco, magari che eri depresso, non c'è verifica, né che siano state sottoscritte in maniera informale. Sono valide le DAT attualmente già presenti nei comuni, in maniera illegittima perché doveva legiferare il Parlamento, e attenzione anche alle modifiche della DAT. Le DAT le puoi modificare così come nelle stesse modalità con cui le hai redatte, cioè atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata semplice. Le puoi modificare in caso di emergenza, cosa fare? Attenzione cosa ci dice di fare la legge nel caso di emergenza. Nel caso di emergenza, per modificarle, e non puoi andare dal notaio, eccetera, hai bisogno del medico e di due testimoni. Allora, facciamo il caso in cui io ho un attacco cardiaco e se mi sento male, dico, accidenti, qui è grave, chiamo l'ambulanza. Poi non si sa perché sono talmente pazzo, dico, prendiamo in mano le DAT, che è la prima cosa che mi viene in mente. Non basta, serve un medico. Beh, meno male abbiamo il dottor Guizzetti in questo caso e due testimoni ce l'abbiamo. Ma nella generalità dei casi non ci sono queste persone, nella generalità dei casi uno non si porta addosso le DAT, nella generalità dei casi uno non pensa a questo, e nella generalità dei casi, nei casi di emergenza, tu non sei sufficientemente lucido, uno innanzitutto di ricordarti cosa è scritto, e poi di modificare, la modifica può avvenire verbalmente con la telecamera, quindi follia assoluta, e cosa succede? Vado in coma, scattano le vecchie DAT, anche se io le volevo modificare, e quindi non ce l'ho a fare. La mia volontà rimane cristallizzata, congelata nel passato, invece la vera libertà si deve attualizzare sempre. Ultimissimo punto, e vado veramente a chiudere. La ratio, cioè il senso profondo di questa legge, ci dice che c'è un diritto a morire. Se il diritto a morire è un bene giuridico, questo diritto, non deve conoscere limiti. Abbiamo visto che non può conoscere limiti di persona, e quindi non soltanto i maggiorenni, ma anche i minori, né incapaci, né di mezzi, di modalità. Quindi sì, quindi rifiuto di attivazione di terapia salvavita, idratazione e nutrizione, ma anche di interruzione di questi due presidi, non deve riconoscere i limiti nelle circostanze di motivi. Abbiamo visto che tutte le circostanze, tutti i motivi sono legittimanti. In buona sostanza il testo unico afferma che questo è il succo di questa legge.
Uno, che esiste il diritto a togliersi la vita attraverso il rifiuto di trattamenti salvavita e alimentazione e idratazione, e il diritto a farsi uccidere. E poi esiste il dovere, il diritto e il dovere di uccidere, quindi non soltanto il diritto di uccidersi, di farsi uccidere, ma il diritto e dovere di uccidere. I genitori e i tutori hanno il diritto di uccidere, ma non il dovere. Finora. Il medico invece da una parte ha il diritto di uccidere, perché questo diventerà parte del suo munus medico. Quindi non soltanto curare sempre, guarire laddove è possibile, ma anche dare la morte, quindi in contraddizione con la natura professionale. Quindi farà parte dell'attività medica riconosciuta dalla legge, ma anche il dovere di uccidere, dato che non è prevista l'obiezione di coscienza. Se richiesto dal paziente cosciente, se ripetuto dal paziente incosciente tramite le DAT, e se richiesto dai genitori e tutori. Vi ringrazio e buona fortuna.